Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Chat Horror. Iniziamo subito con continuare questa storia. Allora, manco voglio cominciare, ci sono pubblicità. Antonio è bloccato in un bug, raccogli 11 elementi contemporaneamente e correggi il bug. Ciao ragazzi, sono Giuseppe Rossi. Guarda, vorrei parlarvi un attimo di un gioco che ho scoperto di recente che riesce a distrarmi completamente da tutto. Si chiama Royal Match. È gratis, non serve connessione wifi, la grafica è fantastica e la cosa più bella, la cosa più importante, finalmente un gioco che non ha pubblicità. Quindi, se siete interessati... Ok. Ah sì, perché lui era morto col fatto degli scarafaggi, se non mi sbaglio. Ok. Antonio, ci sei? Chi è? Ah, sei di nuovo tu. Ciao. Dispiace per la confusione. Sì, sono stanco di seguire questa solitudine, una cosa del genere. Sono solo stanco di inseguire queste creature. Odio loro. Oh. Non riesco ad abituarmi al dolore. È una sensazione terribile. Una lama di ferro taglia la mia carne. Anche negli occhi si oscura dal dolore. Vedi questa lama? No, vedo solo tagli sullo schermo. Tutto accade così velocemente. Hai provato a trovare il motivo? Motivo? Beh, ecco qualcosa a cui pensare. Ehi! Non riesco nemmeno a pensare in questo stato. Vuoto, scarafaggi e coltelli. Cocktail fantastico, eh? Voglio salvare il mondo. Temo che sia tutto senza speranza. Una cosa mi rende felice. Non sono stato tagliato da questi coltelli affilati per molto tempo. Posso prendermi una pausa. E voglio davvero dormire. Ma ho paura. Non aver paura, vai a dormire. Per me avere quell'incubo? Ne ho molta paura. Il ragazzo che scappa da me. Penso di conoscerlo. Vuoi ucciderlo? No, no, decisamente no. Wow, mi sento già a disagio dalle tue parole. No, non voglio uccidere. Ho ricordato qualcosa. La giacca che indossa è mio. Questo ragazzo era la mia giacca. Potrebbe essere tu stesso. Non è impossibile. Questo è... Oh no. Mi sono ricordato. Questo è mio fratello. Ma perché sta scappando da me? Forse l'hai offeso. Immagino di non saperlo. Sì, ho sicuramente fatto qualcosa di brutto. Per qualche motivo mi fa male parlarne. Ancora più doloroso di un coltello. Hai bisogno di parlare? Forse hai ragione. Cioè, se parlo sarò perdonato. Tutti hanno una possibilità di perdono. Ok, mi sbagliavo, perdonami, è tutto. Ehi, bestione. Non mangiatemi, sono stato perdonato. Ma cosa ho sbagliato?
Non capisco cosa abbia Ciao sbagliato. ragazzi, sono Giuseppe Rossi. Guarda, vorrei parlarvi un attimo Non di un capisco cosa gioco abbia che ho sbagliato. scoperto di recente che riesce a distrarmi completamente da tutto. Si chiama Royal Match. È gratis, non serve connessione wifi, la grafica è fantastica e la cosa più bella, la cosa più importante, finalmente un gioco che non ha pubblicità. Quindi, se si... Allora l'altra risposta, ciò che è stato fatto non può essere risolto. Cioè io comincio a ricordare, questo è il mio fratellino, io e la mia famiglia viviamo in povertà, nell'Islam, nell'Islam forse, ma i genitori si prendono cura di noi, dai soldi quando possono, oppure dolcetti regali. Ma mio fratello ottiene sempre di più. E il più spesso elogiato, ha trascorso più tempo con lui. Indossa anche i miei vestiti. Ecco perché noi, io e lui, non andiamo molto d'accordo. Lo rimprovero spesso. Io urlo, io maledico. Lo chiamo ogni sorta di parolacce. E recentemente ho scoperto che è spaventato a morte dagli orrori. Io ho fatto film di paura sui maniaci con i coltelli. Io ho lasciato giocare a giochi horror sullo smembramento dei corpi. Singhiozzo fino alle lacrime. Ma non è cambiato nulla. Ha ricevuto ancora più attenzione. Pensavo fosse ingiusto. E ho escogitato un piano. Ho preso un grosso scarafaggio grasso. E l'abbiamo gettato nella nostra comune pentola di zuppa. Oddio. La mamma l'ha appena cucinata. Si è molto arrabbiata. La zuppa doveva essere buttata. Non voleva che ci avvelenassimo. Quando la mamma ha detto che oggi mangeremo solo cracker, perché non c'è più niente, ho detto che mio fratello ha gettato uno scarafaggio nella zuppa. Il mio fratellino. Ricordo ancora quel silenzio sospeso e il viso bianco di mia madre. E mio fratello è scappato. Scappato da casa. Per paura di essere puniti. Grazie per la verità. Grazie per essere stato onesto con me. Sai che i tuoi genitori vi amano entrambi? Ma ti trattano diversamente. Dopotutto sei diverso. Due persone. Scusate. Due personalità diverse e ognuno di voi genitori ha il proprio atteggiamento. Ti amano allo stesso modo, ma l'amore si misura in caramelle o denaro. Non litigare con tuo fratello. Sostienilo e aiutalo. Per i genitori, per lui e per te stesso. E per questo mondo. Io noi... Sì, ok. Non lo sarò più. Non lo giurerò. Giurerò e non farò arrabbiare i miei genitori. Grazie per l'aiuto. Chiunque tu sia. Le risposte a tutte le domande sono in noi stessi. Ok, ho capito. Uff, devi anche rinunciare ai film horror. E anch'io posso morire di paura. È così. Dio mio, aiuto. Aiutami. Pensa a qualcosa di buono. Dico, ce l'ho fatto oppure ho fallito di nuovo? Sì, ma che cavolo devo fare qua e ora? Ciao ragazzi, sono Giuseppe Rossi. Guarda, vorrei parlarvi un attimo di un gioco che ho scoperto di Sta pubblicità ha recente rotto i coglioni. che riesce a Proprio nel distrarmi senso, ma ha rotto i completamente da coglioni sta tutto. pubblicità. Boh, Si chiama Royal Match. sembra la stessa È sponda. gratis, non serve connessione wifi, la grafica è fantastica e la cosa più bella, la cosa più importante, finalmente un gioco che non ha pubblicità. Quindi...
Lasciatelo in pace, maledette creature. Li ho cacciati via, tutto ok? Non è più qui. È libero. Sono corso a cercare mio fratello. Deve essere nascosto nel seminterrato. Si nasconde sempre lì. Li hai aiutati. Grazie. Allora, finisce così, perfetto. Perdona Antonio? Sì. Clicco la X e mi apre il gioco, ma veramente. Ma è cretino! Ok. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!